Buongiorno a tutti, eccoci qui di nuovo con un video dove sono me medesimo presente, dopo qualche video dove ascoltavate soltanto la mia voce. Allora, ho voluto realizzare questo video perché quello relativo ai geopolimeri di Sacso-Yaman ha suscitato davvero molto interesse, più di quello che immaginavo. E sì, ovviamente sono arrivati tanti commenti, ognuno con le proprie opinioni, anche se in gran parte bene o male si allineavano sulla questione dell'ammorbidimento della pietra o appunto sulla miscela che probabilmente era stata utilizzata per la lavorazione di questi blocchi, e altri ovviamente un pochino più critici o comunque più distanti da questo tipo di teoria e di studio scientifico. In ogni caso, chi ancora non ha visto quel video, gli consiglio di andare a vederlo. Ve lo metto in descrizione qui sotto, così almeno non dovete stare a tribulare troppo per cercarlo nei meandri delle playlist. Comunque si trova nella playlist di Attraverso l'Enigma, quindi basta che, se volete andare a vedere anche altri contenuti, basta che scorrete in quella playlist e ne trovate tanti altri. Comunque ci sono anche altre playlist interessanti. Perciò ho voluto dedicare appunto questo video a voi, ai vostri commenti, e cercherò di dare una risposta il più possibile soddisfacente, perché anch'io, come voi, non è che io non sono un geologo, non sono uno scienziato, quindi quello che dico è basato su ciò che emerge dalle ricerche che ho effettuato, quindi non faccio altro che divulgare ciò che altri ricercatori e scienziati o geologi o archeologi e via dicendo hanno concluso in base ai loro studi. Ecco quello che io posso fare. Poi, visto l'argomento che tratto io, che si basa per lo più sull'archeologia misteriosa, su Leoparte e su altri tipi di enigmi, parliamo quindi di ricercatori che la scienza definisce alternativi. Magari è la scienza stessa che è più alternativa di questi ricercatori, ma va bene, non iniziamo questo tipo di polemica, altrimenti non ne usciamo più. Allora, io direi di incominciare innanzitutto con ringraziarvi tutti per il continuo interesse che state dando al mio canale e ai video che sto facendo. Vedo che i video vi piacciono, i miei contenuti li ritenete interessanti, e questo mi fa piacere perché di lavoro dietro ce n'è parecchio, lo sapete, ne ho già parlato nel video dei ringraziamenti, quello che avevo pubblicato sotto Natale, perciò quando il lavoro è apprezzato è più stimolante andare avanti, no? Penso che sia per tutti così. Ecco, poi volevo anche ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto con il super grazie. Non posso elencarli ovviamente, però vi ringrazio tutti di cuore, veramente siete stati molto gentili, spero che continuiate, che magari altri si aggreghino in questa iniziativa. Tra l'altro alcuni di voi mi hanno chiesto come poter trovare questo super grazie, perché non lo trovano, alcuni addirittura dicono che non ce l'hanno, non lo vedono, e allora dopo vi farò vedere come vi mostrerò come arrivarci, così almeno Io ve lo farò vedere da computer, naturalmente. Poi, siccome gran parte di voi sono sicuro che vedrà i miei video tramite cellulare, io non lo so da cellulare come impostato, ma io penso che non sia molto molto differente, perciò partendo da questa base penso che poi riusciate ugualmente a raccapezzarvi anche dal cellulare. Poi per chi appunto dice appunto di non averlo proprio, di aver cercato da cima a fondo e non esiste questo super grazie, allora ho aggiunto nella descrizione, negli ultimi video, non in tutti, solo negli ultimi, penso una decina, un link che anche questo vi parlerò più tardi, mentre risponderò ai vostri commenti. Dunque, allora, tanto per cominciare, andiamo a vedere i commenti, quelli più in fondo, poi partiamo da questi. Dunque, ecco, allora, compartiamo con Domenico Di Vito. Uno stampo no davvero non ha senso. Al massimo può avere ammorbidito i bordi per adattarlo a più senso, anche se è incredibile ugualmente. Lo dico da muratore, a dirlo è facile farle un altro paio di maniche. Poi io gli risposi solo i bordi, perché sembra strano che si ammorbidiscono solo i bordi per... Invece poi vabbè, lui si è spiegato meglio dopo,
dicendo per bordo non intendo un centimetro, anche quasi tutto, se fai uno stampo lo fai quadrato, rettangolare, comodo da murare. Gli antichi avevano più testa di noi e cercavano cose facili, comunque sei un grande, ok, vabbè, d'accordo. Allora, sì, hai ragione. Come hanno fatto a fare quei blocchi? Non è semplice spiegarlo. Dunque, dal video dei geopolimeri a Sacsayhuaman, appunto questi scienziati hanno analizzato le pietre e hanno scoperto che hanno una ricristallizzazione diversa rispetto alla cava da dove sono state estratte queste pietre, e hanno supposto che sia stata macinata la pietra, sia stata amalgamata con acqua e con un altro additivo che non si capisce quale, che permette la durata nel tempo della pietra, e poi anche riscaldata ad alta temperatura, almeno a 1100 gradi, che effettivamente in quell'epoca non si sa come avrebbero potuto. Però lo sappiamo che innanzitutto non siamo sicuri che queste mura siano state realizzate dagli Inca. Sì, la scienza ufficiale ritiene che sia di questo popolo, ma i ricercatori alternativi, quelli che vi dicevo prima, sostengono invece che siano molto più antiche e che quindi siano state realizzate da una civiltà precedente a quella degli Inca, magari quella civiltà che è stata istruita da qualcuno per poter operare in questo modo, qualcuno che aveva delle basi culturali, scientifiche e conoscitive molto più elevate, e che naturalmente qualcuno ha ipotizzato appunto l'intervento degli Atlantidei, che abbiano istruito gran parte dei cacciatori raccoglitori che erano sparsi per il mondo. Questa è un po' anche la teoria di Graham Hancock, e che per questo abbia unificato gran parte delle conoscenze che ci sono in tutto il mondo e che quindi si riscontrano, come ad esempio il fatto che in quasi tutto il pianeta ci siano piramidi. Possibile che tutti abbiano avuto la stessa identica idea di fare le piramidi? Beh, qualcuno qui su YouTube, non voglio fare nomi, aveva fatto un video di questo genere spiegando ma perché ci sono così tante piramidi nel mondo, è solo una coincidenza o c'è uno studio ben preciso e che alcuni popoli siano giunti a questo tipo di struttura perché era la più logica da fare, diciamo. Ecco, questa persona avrebbe spiegato in questo modo la presenza di così tante piramidi, che quindi non c'è niente di non c'era nessun tipo di civiltà antica che aveva unificato il tutto. Bah. Comunque, vabbè, ognuno la pensa a modo proprio. Io lo sapete come penso che ormai sappiate come la penso, anche se più delle volte nei video cerco di stimolare voi più che manifestare le mie idee, no? Però se faccio questo tipo di video è perché probabilmente ho una porta più aperta rispetto ad altri su determinate teorie. Comunque, andiamo avanti, perché poi non voglio perdermi troppo in queste considerazioni, altrimenti questo video qua dura 5 ore, cioè, perché i commenti ce ne sono tanti, quindi non interrompetemi. Allora, Nunzio Guarino, ecco, qua lui mi fa diverse domande. È stata constatata la consistenza artificiale del materiale di cui è fatta la fortezza di Sacsayhuaman? Sì, è stata constatata tramite gli studi fatti da questi scienziati, perché non è che hanno preso il blocco di pietra che c'era in cava e l'hanno portato là così com'era, l'hanno smussato, l'hanno scolpito e l'hanno posizionato sulla parete. No, lo hanno macinato, hanno creato un agglomerato, gli hanno messo qualche altro ingrediente che purtroppo, in base agli studi che hanno fatto loro, non è sorto, non è emerso, e quindi vuol dire che è naturale perché è prodotto da una formazione naturale, che è calcare, e calcare era rimasto anche dopo, però con una ricristallizzazione diversa, quindi vuol dire che è stato lavorato, quindi c'è un lavoro manuale dell'uomo, non della natura, e quindi qua parliamo di artificiale. Poi, ok, ma è come guardare un iceberg, quello che vedi è solo il 10%, ci devono ancora ipotizzare come potevano polverizzare la roccia calcarea. Pensare che l'abbiano fatto con gli strumenti che si presuppone avessero all'epoca, scalpellini di pietra o di rame, sembra un po' difficile poter sminuzzare in polvere questo tipo di materiale. Avrebbero dovuto avere una macina, qualcosa che permettesse una lavorazione di questo tipo.
Non lo so, purtroppo io non posso darti una risposta. Se non la danno loro, figurati io. Poi come la cuocevano a 1100 gradi? Non lo so. Come procedevano alla realizzazione dell'impasto? Poi come lo trasportavano in loco? Conoscevano la ruota? Eccola qua. Allora, la ruota, la famigerata ruota. Ah, come facevano l'impasto? Beh, l'impasto un po' è stato descritto nel video come si ipotizza l'abbiano fatto. Quindi non sto qui a spiegarlo ancora io di nuovo, basta riguardarsi il video e lì viene un po' descritto, non nei minimi dettagli. Poi attenzione, io ho fatto un sunto in questo video di quello che ho trovato, perché non c'è tutto il rapporto di studi di quello che hanno fatto i geologi russi e peruviani, perché tutto il rapporto sono più di 30 pagine, quindi se volete approfondire, quindi lo dico anche a Nunzio Guarino, se vuoi approfondire di più e hai la possibilità di tradurre questa lingua, perché purtroppo il rapporto mi sembra che sia in spagnolo o in russo, non si trovi in altre lingue da quando avevo cercato anch'io, quindi o hai dimestichezza con queste lingue, allora te lo traduci facilmente, altrimenti fai come ho fatto io, Google Translate, e vedi che cosa riesci a capire. Quindi probabilmente magari sulla realizzazione dell'impasto riesce a trovare qualche informazione in più rispetto a quella che ho dato io. Per questo io ho messo il link in descrizione, in modo tale che voi possiate approfondire quello che io vi ho raccontato nel video. Tutto qui, io non posso dire tutto, altrimenti ogni contenuto mi dura delle ore. Io vi faccio un sunto delle cose fondamentali, quelle basilari, quelle che devono far comprendere come questo sito è stato realizzato in base agli studi di questi geologi, non i miei, in base ai loro studi, io non faccio altro che riportare, e poi se chi vuole approfondire non fa altro che andare nella mia descrizione, lì ci sono tutti i link delle fonti ai quali io ho attinto per realizzare questo contenuto, ok? Poi come lo trasportavano in loco, conoscevano la ruota. Allora, se macinavano il prodotto direttamente in loco, dove c'era la cava, forse trasportarlo non è stato poi così difficile. Quindi è molto più plausibile un trasporto di questo tipo, piuttosto che pensare di trasportare dei blocchi come quelli lì, spaccati lì in cava, direttamente a Sacsayhuaman. Ma li avete visti quei blocchi lì? Perché probabilmente, allora, alcuni di voi non si sono ancora resi ben conto delle dimensioni. Sì, ce ne sono alcuni blocchi che non sono di dimensioni esagerate, ma ce ne sono altri che sono enormi. Ma come hanno fatto a trasportarlo? Cioè, mi dovete spiegare questo. Io non ho una spiegazione. Quindi, non lo so, conoscevano la ruota? C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no. È vero che sono stati trovati dei giocattoli con le ruote. Si presuppone che provengano da quel periodo, ma si presuppone. E quindi non lo sappiamo. Dunque, Corrado Spatola dice, riflettiamo su una cosa. Un popolo che riesce a manipolare la roccia, dando la forma che vuole ed allineare i blocchi pesanti diverse tonnellate. Come può essere che non arrivi a diventare e utilizzare la ruota? Eccolo qua, quello di cui ho appena parlato. Allora, Corrado, non è detto che non sapevano costruire una ruota. Bisogna vedere se concettualmente avevano capito come utilizzare una ruota. Il cerchio penso che lo conoscessero. Il problema era appunto capire come utilizzare quel cerchio. Quindi avevano compreso quale tipo di utilizzo poteva avere, che poteva essere utilizzato per trasportare da un punto A ad un punto B, o che poteva essere utilizzato anche in mille altri modi, non lo so. Purtroppo non abbiamo prove oggettive nel fatto che ci fosse la ruota in quel periodo. Secondo molti non c'era. Allora, effettivamente è difficile da credere, perché come gli Inca o prima di loro e come molte altre popolazioni nel mondo che hanno eretto strutture enormi e soprattutto hanno trasportato le materie prime da posti sempre lontani, mai lì in zona, sempre lontani, addirittura anche di centinaia di chilometri, no? E non solo, ma non in pianura, anche in zone dove c'erano salite, discese, insomma zone montuose. Come hanno fatto? Perché effettivamente anche con la ruota sarebbe stato un po' difficile. Renato Milanesi. Io credo che abbiano usato degli ultrasuoni frequenze adattate a squagliare la pietra, ecco perché hanno quelle forme. Ecco, allora io intanto io vi chiederei una cortesia, se vi è possibile.
Sei riuscito a usare ogni tanto una virgola e una punteggiatura, perché è vero che questa è una frase breve, però già in questa frase richiederebbe: io credo che abbiano usato degli ultrasuoni, virgola, frequenze adattate a squagliare la pietra, virgola, ecco perché hanno quelle forme. Quindi vedi che così funzionerebbe un po' meglio e sarebbe più facile per me anche a leggerle, non tanto per una questione di correttezza dello scrivere, ma proprio per aiutare me a comprendere meglio una frase. Dopo arriveremo ad un altro commento che io sono sicuro che l'ho già letto più volte, non è facile da comprendere e forse non ci riuscirò ancora, però lo leggo perché magari qualcuno di voi nei commenti me lo spieghi, che abbiano usato gli ultrasuoni. Io avevo già fatto anche un video su questo punto, che avessero potuto usare la tecnologia del suono, soprattutto anche per i fori trovati in Egitto, no? Questa è un'altra delle teorie. Basta. Non ho delle prove oggettive da poter mostrare. Nessuno le ha al momento. E quindi possiamo solo ipotizzare. Può essere. Tutto può essere. Solo che a differenza della teoria degli ultrasuoni, o della tecnologia del suono, come la vogliamo chiamare, qui abbiamo però uno studio scientifico sulle pietre di Sacsayhuaman. Ha una partenza, è un abbozzo, indubbiamente non spiega tutto, magari spiegasse tutto, spiega solo una parte di quello che hanno scoperto, però qualcosa ha spiegato, e quindi questo è importante e da tenere in considerazione, quindi non, da non sottovalutare. Purtroppo, come ho detto in quel video, questo tipo di studio non è stato divulgato adeguatamente e alquanto sconosciuto ai molti. Ed è un peccato perché secondo me è valido. Comunque, in ogni caso, andiamo avanti. Ezio Spallina dice: riporta le stesse conclusioni riferite però alla grande piramide di Giza, uno studio condotto dall'ingegnere Gatenbrick, che avrebbe prelevato e fatto esaminare alcuni frammenti prelevati dei blocchi della suddetta piramide. Sì, tra l'altro poi io ho fatto anche un video relativo ai geopolimeri sulle piramidi di Giza, quindi qualcuno aveva anche sperimentato creando delle pietre con questo tipo di impasto. Purtroppo non era riuscito ad arrivare ad una conclusione positiva, perché anche a lui mancava questo additivo, questo ingrediente che permetteva a questo tipo di calce, a questo tipo di malta che era stata utilizzata per realizzare le pietre, a mantenersi nel tempo. Infatti, facendo dei grossi blocchi come aveva provato lui, poi si sono crepati quasi subito. Ecco, siamo giunti alle indicazioni ai quali vi avevo accennato all'inizio del video su come sostenere il canale per chi volesse farlo. Come vedete siamo nella pagina frontale dove c'è il video, sotto dove c'è la descrizione, qui vedete questi tre puntini dove c'è il super grazie, il cuoricino con il dollaro, e appare questa finestra dove c'è un importo preimpostato. È sufficiente poi scorrere verso destra il pallino azzurro, ovviamente gli importi aumenteranno di conseguenza e ognuno poi sceglierà che cosa donare. Invece la cosa nuova che ho aggiunto negli ultimi video, penso negli ultimi 5, 6, 7, 8, adesso non ricordo, e nella descrizione. Ecco, dopo i credits dell'audio, però non è sempre così, comunque c'è questa stringa, non sempre segnalata con queste X, se vuoi sostenere i misteri di Ivano Codina, paypal.me/codina. Ecco, per chi avesse la PayPal può benissimo fare una donazione attraverso questo link, e lo troverete in tutti gli ultimi video. Poi ovviamente vale per qualsiasi video che andrete a guardare. Comunque, d'ora in avanti lo troverete in descrizione. Gino Latino 767. Allora, sai quanto ti stimo? Mi hai mai tralasciato una cosa importantissima. Allora, è che tra i blocchi più alti e o piccoli erano tenuti insieme da una chiave di metallo.
quindi fuso, che avrebbe dovuto avere una fusoliera di metallo portabile per colare il metallo in quelle chiavi per tenere uniti i blocchi, che ancora oggi non si sa come abbiano fatto, tenendo sempre a mente la storia dell'uomo raccontataci dagli illustri. Allora, sì, non ne ho parlato perché questo video si concentrava sullo studio che avevano fatto questi scienziati e loro non ne hanno parlato. Tu però in una risposta hai detto sì, però ne potevi parlare tu. Sì, è vero, però siccome questo qua non sarà l'unico video dedicato a Sacsayhuaman, anzi questo è già il secondo video che faccio, e posso già anticipare che è in lavorazione un terzo, dove parlerò anche delle famose protuberanze. Perciò può darsi che nei prossimi video ne parli, quindi tranquillo, non è un argomento che è stato chiuso con questo contenuto. Dunque, Frank Lloyd dice: usavano lo shamir per tagliare le pietre, ammorbidivano e rendevano leggera la pietra con delle frequenze, non sono geopolimeri. Non sono geopolimere. Io non ho questa certezza che hai tu. Io mi baso su quello che sugli studi che hanno fatto questi scienziati e che ritengono che siano dei geopolimeri. Perlomeno qui c'è stato uno studio. Sullo shamir non abbiamo niente. Allora, io un video sullo shamir l'ho fatto. Infatti sono anche aperto su quelle ipotesi lì, altrimenti non avrei fatto un video del genere. Però bisogna essere anche obiettivi e oggettivi. Lì non ci sono prove che sia mai esistito questo shamir. Ci sono soltanto degli scritti che lo descrivono in qualche modo, che è stato utilizzato appunto anche per la costruzione del Tempio di Salomone, ma non sappiamo che cosa sia. Perciò dire con certezza che è stato fatto con lo shamir e che questi non sono geopolimeri, insomma, è un po' tirata lì. Io non me la sento di dire una cosa del genere, sinceramente, è una tua opinione. Ok, poi Luca... Ale, ecco qua ci siamo, attenzione che Luca è impegnativo. Intanto ti ringrazio per i tuoi commenti, Luca, però io ti consiglierei, ti chiedo, ti supplico, ti scongiuro di utilizzare qualche virgola e qualche punteggiatura, perché adesso io leggerò il tuo commento, ma io non sono in grado di capirlo. Infatti io lo leggerò più per dare una risposta a te, sperando che qualcun altro che ci sta ascoltando riesca a dare un senso a quello che volevi dare, in modo tale che io magari nel prossimo video ti potrò dare così una risposta precisa. Ciao Ivano, visto che hai scritto e tutta la storia che è incasinato, ti ho scritto. Faccio l'idraulico e sai che dicono non capiscono un tubo. Ma se parti di statua dietro il Papa, parte la storia che non dobbiamo sapere, per quanto già è raccontato, ma il culto di Saturno è cristiano e musulmano. Ma Reptilian è il dio che stiamo venerando come crediamo fin da piccoli, e i simboli del cappello papale bianco e dorato di simboli che indaga, era il dio cornuto che dualismo porta, magia bianca e nera, eccetera eccetera. Ma se tu capisci, no? Capisci dove curiosare in partenza, che poi tutto dai simboli, che il nostro passato è assurdo, ma ecco leggende e malvagi succhia sangue del passato, neanche una virgola, del passato sono i nostri Bidelberg e coloro che venerano e lo bevono, se no è inutile, e li vediamo come sono in realtà. Finito. Allora, io ho intuito un po' cosa vuoi dire, in realtà, l'ho intuita, però se riesci la prossima volta, magari con un po' meno di fretta, nessuno ci corre dietro, vai tranquillo, me lo scrivi un pochino con qualche virgolettina, qualche punteggiatura qua e là, non a casaccio, messe nei punti giusti, magari riesco a darti una risposta più precisa, perché così com'è, sinceramente... Non so cosa dirti, te lo chiedo per favore, guarda, perché io ti voglio rispondere, voglio risponderti, perciò dammi una mano anche tu, ok? Poi 195DM, che è un commentatore seriale, e ti ringrazio soprattutto perché ti piacciono veramente tanto i miei contenuti. Come ti ho già scritto in altri commenti, io opero nel settore edile da più di 30 anni e quelli non sono monoliti, nessuno mi convincerà mai che quelli siano monoliti. La loro lavorazione dal pieno, come ipotizzato all'inizio del video, cioè due punti,
anche qua stai attento anche tu con le virgole perché mi sto incasinando, che i blocchi siano stati tagliati e poi modellati fino a perfetto raggiungimento degli incastri, è puramente fantascienza. Voglio vedere chiunque riuscire a spostare a decine di volte un blocco di 150 tonnellate per farlo incastrare con un altro adattandolo di volta in volta fino al raggiungimento della perfezione, è pura follia. Ecco, poi lui va avanti, non leggo tutto perché sennò stiamo qua un po' troppo tempo, però è un po' quello che avevo accennato già io prima. Come sono riusciti a spostare blocchi del genere dalla cava? Prima gli scienziati o quelli che presuppongono di sapere come hanno fatto, me lo devono spiegare, ma me lo devono spiegare in modo credibile. Non che abbiano utilizzato i tronchi di legno e abbiano fatto passare queste enormi pietre per farle slittare fino al raggiungimento del sito, che soprattutto non è nemmeno in discesa ma è anche in parte in salita. Questo è ancora un mistero, nessuno è in grado di spiegarlo. Luca Lombardo: quindi non sono rocce prediluviane ma un semplice impasto fatto probabilmente dagli Incas. Dato che si stanno sgretolando in fretta, quelle pietre non sono lì da 10.000 anni ma da 1.000 anni o meno. Se fossero state rocce vere, la loro realizzazione sarebbe stata incredibilmente complicata, ma trattandosi di un impasto è abbastanza facile fare un muro del genere se si conosce la ricetta dell'impasto. Sì, questo è vero. Sul fatto della datazione, io purtroppo non so dirti che possono avere 1.000 anni o più, secondo me sono pre-Inca. Il fatto che si stiano sgretolando velocemente, bisogna vedere com'erano le piogge acide a quell'epoca e come lo sono adesso. Magari anche questo è cambiato, come è cambiata la falda acquifera che c'è al di sotto del sito, non è detto che all'epoca ci fosse, e quindi parliamo di parecchio tempo fa, e le falde acquifere cambiano, soprattutto l'acqua non è sempre stata la stessa, quindi non so dirti quanti anni possono avere quelle mura. Ecco, se sentite un rumore è il solito elicottero che passa tutti i giorni qua, io non so dove cavolo va, questo va avanti e indietro tutti i giorni, due volte al giorno passa. Comunque vabbè. Poi Gian Pierino Pesca: ciao Ivano, sarà che ci sono stato in quel posto, uno splendore da togliere il fiato. Se ti può interessare, le quote locali confermano che si utilizzasse un composto vegetale che ammorbidiva per lavorazione e conseguente ricompattamento. Allora sì, ne ho parlato anche in un altro video di cui ho anche accennato qua, nel video di Sacsayhuaman, che si intitola La pianta che scioglie la pietra. Per chi non l'avesse ancora visto, metterò il link in descrizione in modo tale che non dovete tribolare per trovarlo. Questa è una delle ipotesi che erano state fatte. Purtroppo anche in questo caso sono solo teorie, perché è una cosa tramandata oralmente, non ci sono scritti sulla pianta. Non ci sono prove, non si sa che pianta fosse e quindi non è mai stata trovata, non si è potuto mai testarla, provarla in laboratorio per vedere se effettivamente aveva questo tipo di proprietà. L'unico sopravvissuto che ne aveva parlato era un missionario che era stato anche intervistato, ma anche durante l'intervista non si è sbottonato, quindi si è portato il segreto nella tomba. Ma c'era davvero questo segreto o aveva raccontato una sua leggenda inventata di sana pianta, tanto per rimanere in tema? Non lo so, purtroppo non avendo prove non lo sappiamo. C'era? Non c'era? Possibile. Dunque, Gian Piero Pesca abbiamo parlato. Sweet Poison, eccolo qua, è che mio vecchio scritto: se ci sono tracce di palettate mi pare abbastanza ovvio che i massi fossero morbidi e plasmabili, altrimenti ci sarebbero segni di scalpellate. Oltretutto i punti di congiunzione sono troppo perfetti, in alcuni massi si nota bene che sono stati fusi e poi raffreddati. Come? Non ne ho idea, bisognerebbe conoscere la chimica, però se lo hanno fatto migliaia di anni fa è sicuramente fattibile. Sì, è vero, si vedono le palettate. Ci sono delle vere e proprie palettate su alcune rocce, e quindi effettivamente dà l'impressione che fossero state morbide originariamente e quindi poi plasmate una sopra l'altra per adattarle perfettamente e congiungerle. E questa è la sensazione che dà quel sito. Poi bisognerebbe conoscere la chimica, se lo hanno già fatto, sì certo. Allora, l'esame chimico lo hanno fatto. Hanno scoperto qualcosina, ma non tutto, e quindi bisognerebbe approfondire gli studi. E sicuramente è una cosa che sarebbe fattibile anche oggi, come no, se si conoscesse la ricetta o se ci permettessero di conoscerla.
perché c'è anche questo aspetto da considerare. Ecco, Carlo Salza. Allora, lui dice, un'altra teoria possibile, che tra l'altro ne ho parlato nel video, è che rompessero la pietra in cava, segnassero i pezzi e poi li riassemblassero come un gigantesco puzzle 3D. Una volta piazzati in loco, i lavori degli scalpellini non erano solo più quello di arrotondarli e di dare l'aspetto a cuscino. Certo, trasportarli doveva essere un'impresa titanica. La tesi, che parla di un sistema per ammorbidire le superfici, è intrigante, ne ho già sentito parlare, però mancano ancora prove, soprattutto il come. Beh, Carlo, mancano anche le prove oggettive, se vogliamo, di come abbiano realizzato le pietre nel modo in cui lo spieghi tu, cioè che abbiano appunto rotto le cave in pietra, avessero segnato i pezzi per riassemblarli poi in sito come un gigantesco puzzle 3D e poi comunque anche tu non sei in grado di spiegare come hanno fatto a trasportarli. Come hanno fatto? Ecco, bisogna trovare una spiegazione per questo, perché funzioni questa teoria. Prima di capire come hanno fatto a modellare in questo modo le pietre, bisogna capire come hanno fatto a portarle lì, e questo è il problema principale. Comunque, grazie per il tuo commento. Poi Renata Geroli, spiegazioni perfette, che bel filmato, spiegato è. Penso che abbiano fatto questo tipo di lavoro per evitare terremoti che dovevano essere frequenti, in quanto, se non sbaglio, forse queste mura sono di un tempo più vecchio di quello che dicono, e senza dubbio erano più avanti di noi nel costruire. Basta vedere una terra ballerina come ha resistito con incastri tondi e pressoché mai pensati in strutture, anche di 3000 anni fa. Siamo sicuri la datazione? È possibile che sia stata così avanti e mai condivisa con le popolazioni peruviane? Perché comunque, se veramente il più grande... Allora sì, sulla datazione non siamo sicuri. Io sono convinto, una mia idea, che la struttura, quella come Ollantaytambo e altre, sono molto più antiche di quelle che in realtà vogliono farci credere, e che gli Inca le abbiano già trovate lì e le abbiano poi utilizzate per i loro scopi. Perché non hanno condiviso questo tipo, se l'ho capito bene, è possibile che sia stata così avanti questa cultura e mai condivisa con le popolazioni peruviane? Ma sì che l'hanno condivisa, come no? Infatti questo tipo di sito lo troviamo, questo tipo di lavorazione lo troviamo anche in altri posti, ma non solo in Perù, in tutto il mondo, e quindi vuol dire che è stata sì condivisa. Cioè, mi rende molto difficile credere che un tipo di lavorazione come questa sia stata concepita in questo modo da popolazioni di diverse culture in ogni continente. È veramente difficile da credere. Probabilmente c'è stata una cultura unica pre-Inca che ha istruito i raccoglitori e i cacciatori che c'erano all'epoca nel realizzare queste strutture e altre ancora. Ultracorpo, ecco, Ultracorpo è un mito per me, Ultracorpo, perché mi fa sempre dei commenti che sono dei papiri e purtroppo molte volte non riesco a leggerli subito perché sono veramente troppo lunghi. Lui fa sempre tutta una serie di considerazioni molto interessanti, tra l'altro, e questo mi fa piacere, perché vuol dire che i miei contenuti, che i miei video lo stimolino adeguatamente per formulare questo tipo di commenti. Ora vi leggo questo, che meno male è abbastanza contenuto, questo non è andato troppo oltre e quindi ve lo leggo perché è interessante. I rigonfiamenti sono dovuti alle pietre che vengono scaldate e ammorbidite, diventano come dei panetti caldi che, combaciando con le altre pietre adiacenti, prendono la forma arrotondata e si adeguano le loro forme. Ecco perché tra un masso e l'altro non passa un foglio. In Egitto alcuni massi simili sono stati posizionati quando ancora non raffreddati e si sono giuntati, quindi non esiste la linea di separazione tra loro in certi punti. Tuttavia, le temperature per il processo di modellazione dei massi non poteva essere troppo elevato. A quei tempi non c'era modo di scaldare a 1000 gradi o più, a 1000 gradi centigradi o più, quindi forse avevano trovato un qualche reagente che funzionava a basse temperature. Grazie per le virgole, per le punteggiature, vedi che lo leggo già molto meglio così. Rimarrebbe in tutti i casi l'altro mistero e lo spostamento di questi blocchi pesantissimi. Possibile che la reazione chimica che scaldava il blocco calcareo lo alleggeriva nello stesso tempo?
Allora, innanzitutto, come ho ipotizzato io, secondo me hanno spostato la parte già macinata della pietra e non il blocco, e poi hanno fatto il resto della lavorazione direttamente sul sito. Questa è la mia idea. Reiki Soul Love, dice: ciao Ivano, grande lavoro come sempre. A me sembra proprio che queste pietre siano state fatte con la tecnica della cassaforme di juta. In edilizia usiamo spesso questo metodo. Nello spazio da riempire si mettono dei sacchi di juta e poi si cola il materiale scelto. Una volta indurito si toglie il sacco e rimane la forma. Lo dico perché, come puoi notare, tutti i massi sono bombati al centro, tranne nei punti dove la pietra fa una curva. In quel caso vengono appoggiati dei tronchi per dare il raggio e quindi la bombatura non c'è. Allora, se provi a prendere un sacco di cemento e lo immergi nell'acqua, avrai lo stesso effetto: pancia bombata e bordi smussati che rientrano. Ecco, questa può essere una spiegazione plausibile. Poi Black Soul: con tutte le conoscenze e le tecnologie che abbiamo, siamo di un'ignoranza spaventosa al confronto delle popolazioni antiche e ai metodi che utilizzavano per le loro costruzioni, che durano molto meglio delle nostre moderne. Effettivamente, se consideriamo che sono minimo, ecco, facciamo così, minimo da 1000 anni che sono lì, e adesso che stanno iniziando a deteriorarsi un po', quindi vuol dire che effettivamente avevano una conoscenza tecnologica migliore della nostra. Sì, senz'altro noi col cemento e con i mattoni facciamo più in fretta a costruire le case, i ponti, i monumenti, ma quanto durano? A voi l'ardua risposta. Ecco, un po', e questi sono i commenti a cui ho voluto rispondere in questo video. Spero vi siate divertiti e abbiate trovato interessante qualcosa delle mie risposte. Se non condividete qualcosa o se avete altri approfondimenti da aggiungere, scrivetelo nei commenti, non ci sono problemi. Quindi vi saluto, naturalmente vi invito ad iscrivervi al canale per chi ancora non l'ha fatto, di lasciare un like se vi è piaciuto il video e attivate la campanella per chi si iscrive o per chi si è già iscritto e non l'ha fatto, in modo tale da non perdere nessun contenuto quando viene pubblicato, o perlomeno avere una situazione precisa di tutte le mie pubblicazioni future. Vi ringrazio ancora e vi saluto al prossimo video. Ciao!